Mio fratello era una persona molto solare, molto socievole, amava stare tra la gente. Dimostrava proprio già quel senso di tendere la mano agli altri, ai più deboli, ai diversi. Sono Marisa Diana, la sorella di Don Beppe Diana, sacerdote ammazzato dalla camorra il 19 marzo del 94. Mio fratello in famiglia era molto presente e lui era il primo genito di tre figli ed era proprio lui, diciamo, a dare le direttive sia per quanto riguarda la nostra vita, diciamo, scolastica, la nostra vita privata e ci dava dei consigli. Infatti da quando lui non c'è più ci sono mancati a me e mio fratello i consigli che lui ci dava, perché i genitori aspettavano che lui che arrivasse il sabato, perché lui tornava dal seminario il sabato per raccontare tutti gli episodi della settimana, per avere consigli, per avere una conferma di quello che si faceva, perché lui era tra tutti era il più, diciamo, acculturato, quindi quello che sapeva riconoscere più le cose, perché la cultura giustamente ti fa conoscere le cose da fare e quelle che da non fare. Il 19 marzo del 94 ero a casa mia, avevo partorito un bambino che aveva solo 20 giorni. Io all'improvviso ho visto che intorno a me si faceva una folla di persone, mi guardavo intorno tutta basita, stordita, dicevo: ma alle 7:30 del mattino che ci fanno tutte queste persone a casa mia? E all'improvviso mi è stato tolto mio figlio dalle braccia e una mia parente ha detto: corri, corri a casa di mamma perché Peppino si è fatto male. Allora mia cugina disse: guarda, è successa questa cosa. E io poi sono corsa a casa di mamma e da tanti metri sentivo le urla della mia mamma che diceva: non è giusto, ho fatto un figlio sacerdote, non me lo dovevano fare, non è giusto che si ammazza un sacerdote in chiesa, perché che aveva fatto mio figlio che lo dovevano ammazzare? Le nostre vite sono cambiate, ma in tutti i sensi, perché prima abbiamo dovuto convivere con il dolore atroce e immenso della sua perdita. Poi abbiamo dovuto lottare con le macchine del fango che hanno cercato in tutti i modi di invadare la sua persona, con le calunnie, quindi con la stampa che subito, appena si diceva qualche notizia, non faceva altro che fare uscire i giornali dove si diceva di tutto. Lui non c'è più, la mancanza sua è infinita, però poi ti convinci che dice: vedi, per esempio, vedi, oggi sono stata intervistata perché la memoria di zio Peppe, lo racconterò ai miei figli, dovrà rimanere. Quindi di generazione in generazione questa memoria deve arrivare, diciamo, anche quando un domani non ci saremo più noi, deve arrivare attraverso poi le generazioni che cresceranno. Io dico, deve rimanere, deve entrare nei libri di storia. Allora, l'insegnamento che ha dato, che ha lasciato mio fratello è un insegnamento grandissimo, proprio di far capire ai giovani di non aver paura, di essere liberi, di decidere, di fare scelte responsabili. Se non dovete farvi prendere da queste persone che vi vogliono portare sulla strada loro per 100 euro, ammazzare le persone oppure fare un atto, non dovuto, ma dovete essere liberi di decidere, di fare di testa vostra. Io ho dato la vita per fare in modo che voi giovani avevate questa, diciamo, questa libertà.